Allora, siamo in linea con i nostri ascoltatori e ascoltatrici e anche oggi nella nostra diretta Facebook. Stanno avendo un grande successo, siamo molto contenti di fare questo servizio per le persone perché poter parlare di argomenti che sembrano a volte, tra virgolette, banali, ma non lo sono affatto perché sono proprio come insegnare a stare bene alla gente. Per me è diventata, dico, una missione che è anche un piacere, quindi facciamo due cose insieme, ci divertiamo e impariamo. E allora oggi, parlando di osteoporosi, volevo un po' riassumere quello che è avvenuto in queste ultime settimane quando si è celebrata la giornata internazionale dell'osteoporosi e tutti gli anni la Fondazione Firmo, che io presiedo, celebra questa giornata per l'Italia, quindi abbiamo di solito una tematica annuale. Il tema di quest'anno era proprio la frattura da fragilità, un argomento che è diventato di così grande importanza per l'International Osteoporosis Foundation, che è poi l'organizzazione internazionale che ha lanciato la giornata e che ne permette la celebrazione a livello internazionale e che poi visualizza anche tutti gli eventi che si tengono dall'Italia, ma sicuramente l'India, il Pakistan, la Nuova Zelanda, la Finlandia, un po' tutto il mondo. Quindi è un'organizzazione che proprio ha deciso di parlare, di comunicare in questo settore e di far sapere alle persone che cosa va fatto per mantenere le proprie ossa sane. Quello di cui noi abbiamo parlato quindi in Italia è stato proprio di fratture da fragilità e partendo da un progetto che si chiama FRAME, che sta proprio per cornice, è un progetto che ha tenuto dentro questa cornice, come proprio la traduzione di FRAME in italiano, una serie di importanti programmi che sono stati condotti nell'ultimo anno e mezzo, che hanno portato a vari risultati. Il programma FRAME ha incluso, e quindi è stata veramente una coalizione, sia le società scientifiche, ma anche le società dei pazienti, numerosissime, perché molti pazienti soffrono di osteoporosi a causa della loro malattia, e poi anche il mondo politico decisionale e le grandi associazioni di cittadini come cittadinanza attiva. Quindi in questa grande coalizione si sono portati avanti degli argomenti che sono per esempio la stesura delle linee guida e poi come sentirete dopo quando io vi Non introdurrò sento più. la persona che parlerà di questo argomento dal punto di vista politico, che è la senatrice Rizzotti, è stata anche fatta una mozione a livello parlamentare. E poi sono stati portati avanti i discorsi con le regioni, così ci sono delle regioni che si stanno muovendo e stanno facendo delibere proprio relative a quello che è il percorso del paziente fratturato. Quindi nel DNA di IOF la frattura da fragilità è importantissima e infatti c'è proprio un progetto dell'International Osteoporosis Foundation che dice cattura la frattura, in inglese è capture the fracture, che vuol dire catturiamo la prima frattura per non averne altre. E da lì proprio l'idea di costruire dei percorsi diagnostici ed assistenziali, quelli che nel nostro paese chiamiamo PDTA, che permettano una continuità assistenziale del paziente che ha subito una frattura da fragilità, o perché è caduto in una caduta banale, da seduto o da in piedi si è fratturato, oppure addirittura è caduto perché si è fratturato. La giornata internazionale si è svolta quest'anno in via telematica, quindi a differenza di quelli che sono gli eventi che tutti gli anni noi organizzavamo in una città d'Italia, poteva essere Milano, Roma, Firenze, in quest'anno invece abbiamo utilizzato, ovviamente costretti dalla pandemia, un sistema telematico. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato attraverso tre eventi che si sono succeduti nel mese di ottobre di arrivare al 20, la giornata clou, quella proprio la giornata mondiale dell'osteoporosi, con un evento che si è svolto nell'8 di ottobre e che ha visto la partecipazione dei pazienti e quindi le società dei pazienti che hanno detto quello che stanno facendo, per esempio Cittadinanza Attiva anche ha partecipato a questo evento, Cittadinanza Attiva si sta muovendo con dei questionari che vengono fatti sia ai medici che ai pazienti per avere un'idea di quello come viene.
sentita e come viene gestita la frattura da fragilità. Poi abbiamo avuto il 15 di ottobre invece l'incontro con le società scientifiche, che sono numerose e che partecipano al progetto FRAME, come per esempio la Società Italiana di Ortopedia, che è sicuramente la società che raccoglie tutti coloro che poi la frattura la diagnosticano per primi e che avranno la responsabilità nel futuro di scrivere una piccola pagliolina che è frattura da fragilità, e questo permetterà la presa in carico della fragilità ossea da parte di chi poi viene dopo il chirurgo ortopedico. E infine l'ultima giornata, quella del 20 di ottobre, che ha visto invece la partecipazione delle istituzioni, e quindi è stato presente l'Istituto Superiore di Sanità, c'è stato il viceministro della Salute, e naturalmente la presenza del mondo parlamentare per noi era fondamentale. La senatrice Rizzotti, cui darò la parola fra poco, è stata la persona che più ha lavorato proprio all'interno di un gruppo che si è costituito, che lei ha costituito all'interno del Parlamento, e che ci dirà poi qual è stato lo scopo, diciamo, e qual è la finalità di questo gruppo, che naturalmente raccogliendo forze politiche anche da aree diverse, fortunatamente, quindi non è una sola area che si occupa di questo, ma sono più aree politiche, che ci permetterà ora di capire cosa il mondo della politica, quindi laddove poi certe decisioni possono essere prese, sta facendo proprio per i pazienti fragili. Quindi darei la parola alla senatrice Maria Rizzotti, che così gentilmente ha accettato di essere presente oggi e che vi racconterà cosa sta facendo a livello del Parlamento. Prego, senatrice. Grazie, professoressa. Mi sentite? Sì. Molto bene. Ti ringrazio molto per l'invito di oggi, saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e premetto che prima di sentirmi un parlamentare, io sono un medico, per cui tutte le tematiche della sanità le vedo dalla parte della mia professione di tutta la vita, e che è stata profondamente arricchita da tutti i suggerimenti e dalla conoscenza e dalle istanze delle associazioni, soprattutto dei pazienti, di tutti coloro che vivono quotidianamente dei disagi rispetto alla propria salute. Ora devo dire, sì, di strada ne abbiamo fatta un po' da quando il 6 marzo dello scorso anno abbiamo presentato la coalizione FRAME in Senato, e mi onora essere appunto presidente dell'intergruppo parlamentare della coalizione. Io sostengo sempre che soprattutto in tema di salute non ci dovrebbero essere colori politici, e dovrebbe essere un percorso di tutte le forze per poter migliorare e dare risposte ai pazienti. Già nello scorso anno ho presentato una mozione e poi un'interrogazione presentata ancora il 26 di maggio per chiedere al governo di intervenire al fine di riconoscere le fratture da fragilità ossea come emergenza e priorità di sanità pubblica, istituendo delle unità di frattura sul modello delle Fracture Liaison Service, FLS, a tutela del paziente a beneficio del sistema, e chiedere soprattutto di creare un riconoscimento e un monitoraggio delle fratture di fragilità, come tu hai giustamente affermato prima. Quando si dice è caduto e si è rotto, è stata la frattura precedente alla caduta o una frattura conseguente? E tutte queste notizie gli ortopedici, appunto le società scientifiche dell'ortopedia, si sono impegnate a monitorare, ad aggiornare le cartelle cliniche quando un paziente viene ricoverato. Ora, in quel periodo di Covid, e ancora più oggi con quello che stiamo purtroppo rivivendo, si era già stato messo in evidenza come tutte le fragilità del nostro sistema sanitario, e noi, perché solo grazie anche alla coalizione FRAME, se è stato possibile, avevamo dato degli obiettivi da perseguire. Ci si doveva preparare a questa cosiddetta fase 2 e per quanti miliardi il governo aveva messo in campo per la sanità, grazie anche al ruolo appunto dell'opposizione, di tutte le forze politiche, per questa emergenza sanitaria non ci siamo mai tirati indietro,
per assecondare tutti gli scostamenti di bilancio, per mettere appunto i miliardi su una sanità che era stata comunque trattata male economicamente negli ultimi anni. Io credo che tutto questo avrebbe dovuto garantire agli ospedali, ai medici, ai territori una maggiore organizzazione ed efficienza per fronteggiare il periodo che adesso, in questa seconda ondata, purtroppo stiamo vivendo. E invece noi tutti leggiamo i giornali, guardiamo i TG, siamo consapevoli che di fatti passi avanti ne sono stati fatti pochi e di tempo se ne è perso tanto. Io non voglio sembrare polemica, credetemi, però in questi mesi abbiamo cercato veramente di impegnare il governo su più fronti ed essere consapevole che poco è stato fatto fa venire rabbia, fa decisamente venire rabbia. Non sconforto però, perché queste battaglie le continueremo a portare avanti, io col mio gruppo politico e spero seguita da tutti gli altri, fino a quando finalmente qualcuno si accorgerà che quanto viene proposto rappresenta le istanze delle associazioni dei pazienti, ma soprattutto rappresenta la speranza per migliaia di persone che soffrono di questa patologia silenziosa. Io ho seguito con attenzione tutte le iniziative e le proposte che tantissime associazioni hanno fatto e avanzato per dare uno slancio, un'esigenza a tutti i pazienti cronici, e sappiamo quanto questa parola cronicità abbia una larghissima platea. Io penso che proprio si sono sentiti abbandonati in questi mesi dal nostro sistema sanitario, si stanno sentendo ancora più abbandonati e spaventati. Purtroppo in tema di presa in carico, di prevenzione, di somministrazione delle terapie o anche semplici controlli periodici, tutto questo con l'emergenza sanitaria sono rimandato e hanno messo in grande difficoltà tutti. Pochi giorni fa proprio abbiamo iniziato in Commissione Sanità, di cui faccio parte, un affare assegnato sul potenziamento e la riqualificazione della medicina territoriale. E mai come in questo momento sappiamo che è mancata, ci si è resi conto che bisognava fare molto di più, ma questo lo dicevamo da diversi anni purtroppo. Quindi io spero che voi possiate avanzare proposte, come già era stato fatto, le proposte le avevo già enunciate nell'interrogazione, nella mozione, proprio sul documento della FRAME, sul manifesto della FRAME. Io mi auguro che già nelle prossime settimane, con la presentazione della legge di bilancio, il governo possa prendere seriamente in considerazione una, e anche rapidamente, non solo seriamente, ma una revisione dei modelli organizzativi del nostro sistema, che devono avere inevitabilmente delle implicazioni sui modelli assistenziali, come quelle che derivano dall'aggregazione funzionale, dalle cure primarie, anche se nelle diverse declinazioni di ogni singola regione. Sappiamo che abbiamo una sanità a macchia di leopardo, purtroppo, ma ci sono alcune regioni che già diverse cose stanno facendo. Ora, non è più rinviabile ripensare a processi e a modelli organizzativi nelle aziende sanitarie delle regioni. Occorre spostare le cure dall'ospedale al territorio e definire precisi processi di presa in carico dei sempre più numerosi pazienti cronici. Ad esempio, le soluzioni digitali potrebbero contribuire enormemente a questi processi. Adesso si parla, si capisce quanto sia importante la sanità digitale, ma addirittura il fascicolo sanitario elettronico, che doveva essere con degli stanziamenti della legge di bilancio del 2017 ed essere ufficiale in tutte le regioni a dicembre del 2017, sappiamo che ancora oggi non tutte le regioni, non è disponibile per tutti, non c'è rete in tutto questo. Tutto questo deve essere riorganizzato e soprattutto non si può pensare che
anche se si parla di digitalizzazione, che sarebbe peraltro anche comporterebbe un aumento del PIL del 2%, oltre a risparmi e organizzazione nel nostro sistema sanitario, ci si dimentica che la digitalizzazione richiede la formazione degli operatori. E la cosa deve essere parallela, ma pensiamo anche solo per le liste d'attesa, una digitalizzazione come potrebbe veramente accorciare i tempi delle liste d'attesa e soprattutto non far perdere tanto tempo nelle prenotazioni a persone che hanno già problemi di salute. Quindi io con questo, come dico, come ho detto prima, sono positiva e voglio pensare che i soldi che sono stati stanziati, che dovrebbero essere messi a disposizione. Certo, in questo momento sappiamo che mancano ancora infermieri, nonostante le 35.000 assunzioni, mancano medici, nelle terapie intensive mancano gli anestesisti, ma questo è dovuto a un problema di programmazione, perché le figure professionali non le puoi inventare in un mese dicendo assumo, le devi formare. Quindi questo deve essere un punto di partenza nella tragicità del momento per dare delle vere risposte di razionalizzazione di servizi e di professionalità nell'ambito medico e di tutti gli operatori sanitari. Certo, in 5 mesi si potevano fare già molte cose, non soltanto assunzioni, ma anche formazioni. È che in fondo tutto questo sembrava sì, arriverà, 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 e poi ci si è trovati impreparati nel momento in cui è arrivata questa famosa seconda ondata. Questo è, devo dire, da medico e da cittadino, mi dispiace veramente tanto. In ogni caso, io spero davvero che si riescano a raggiungere gli obiettivi, anche piccoli obiettivi, per quello che può riguardare un insieme di sistema sanitario, come è quello, il problema del trattamento delle fratture da fragilità ossea e la monitorizzazione, piccolo nel contesto, ma grande per tutte le persone che aspettano una risposta e una presa in carico. Quindi io ti sono molto grata per potermi dare l'opportunità di spiegare un po' anche quello che facciamo in Parlamento. Continueremo a farlo con uno slancio sempre maggiore, perché la necessità e la volontà è questa. Grazie anche all'assistenza che voi date a noi parlamentari tutti i giorni per le nostre iniziative legislative, e anche se non hanno subito un riscontro, abbiamo comunque molte volte potuto portare a co concretezza di determinati risultati che hanno magari migliorato la vita di tante persone che troppe volte si sono sentiti abbandonati e oggi purtroppo ancora di più. Grazie, professoressa. Ma grazie. Voglio ringraziare io la senatrice Rizzotti, che è sempre stata vicina al problema comunque della fragilità ossea, perché non è qualcosa che ha scoperto in quest'ultimo anno e mezzo, ma io ricordo tanti anni di battaglie comunque per i LEA, per la densitometria, per il riconoscimento comunque dell'osteoporosi e del suo trattamento. Quindi Maria Rizzotti ha fatto parte di tante iniziative del passato e ora la vogliamo assolutamente nostro fianco per arrivare in fondo a questo progetto, che è quello del riconoscimento della fragilità ossea, non ultimo anche come malattia sociale, cosa che ancora oggi non viene riconosciuta, una patologia che dà tanta invalidità e in cui i pazienti spesso non vedono riconosciuta nemmeno questa. Ci stanno arrivando un sacco di ringraziamenti, volevo dirlo alla senatrice, ma tanti tanti. Quindi noi sappiamo che tutte queste iniziative hanno tanti ascolti. Per la giornata internazionale dell'osteoporosi abbiamo sommato insieme i 3 giorni, ha avuto circa 60.000 ascolti, quindi sono tantissimi per un evento in mezzo a tanti altri eventi che poi popolano la comunicazione che tutte le persone ricevono giornalmente. Quindi sappiamo che anche oggi la gente ci sta ascoltando, ci sta seguendo, e poi le domande più specifiche che avete, voi sapete che io vi rispondo sempre, quindi prenderò poi il tempo per rispondere alle domande più mediche che avete posto relativamente alla terapia della fragilità ossea.
e ringrazio tantissimo la senatrice. E chiudiamo qui oggi, ma non è l'ultimo appuntamento in cui la coinvolgeremo, perché la richiameremo ancora. Arrivederci a tutti. Sarò ogni volta che vorrete, con grande piacere. Un grande saluto affettuoso a tutti. Grazie. Grazie.